detto che questa qua è una pallina di Chicago, no? E quindi ci sono tutti i pallini che si muovono se li fai biru biru. E appunto facendo biru biru, muovono anche. Salve ragazzuoli, lo sponsor di oggi è Chicago, che è appunto una pallina che fa sbiru sbiru. E sono qui con la maglietta di Hello Sam per l'ultima puntata di questa parte. Una parte un po' incerta, però è un altro discorso. Oggi vi racconterò un po' le origini di questa saga, di questa storica serie di TVL e del mio canale, di 6 episodi appunto. Com'è nata, com'è cresciuta e com'è diventata quello che è adesso. Intanto è iniziato con un pomeriggio in cui tornavo da scuola e mio padre mi fa: Samu, ma se tu dovessi registrare una puntata, un qualcosa in televisione, di cosa parleresti? E io ovviamente, quando avevo il boccone di pasta in bocca, gli dissi videogiochi. Ed effettivamente comunque l'argomento è quello, cioè noi si parla e di roba nerd, YouTube, internet, manga, però gira e gira ci sono molte più cose entrate nel mondo videoludico che su altri tipi di argomenti. Comunque, dopo un po' di storyboard o comunque di bozze di come poteva essere la trasmissione, si va appunto a registrarla proprio su TVL, non come gli screen di adesso, e era molto differente da quella che è ora. Per esempio, nell'idea iniziale era molto molto più frenetica. Io mi dovevo lanciare all'inizio della trasmissione, proprio entravo in studio lanciandomi su un materasso, un divano, e iniziando proprio a parlare dicendo ciao sono io, iniziamo perché non c'è tempo. E poi ci dovevano essere molte più cose, ci doveva essere il lato in cui io parlavo dei bug che trovavo magari su Assassin's Creed Unity, mamma mia l'originalità, e su altre cose, per esempio gli easter egg o altre clip riguardanti sempre news, oppure l'ospite, anche un lato di gameplay, una top 10, insomma ci doveva essere un sacco di roba che durava 3 secondi, proprio poco, ed era molto frenetica e non aveva convinto troppo né me né altri. Da lì, da quel momento in cui si è registrato a TVL per circa 15 minuti di trasmissione, quasi un'ora e mezzo di registrazione, passa quasi un anno e si arriva a un momento fatidico in cui si dice: rivediamo la trasmissione, rifacciamola mo di Karim Show e vediamo come viene fuori. E molte idee sono rimaste, come appunto quelle delle news, che sono molto utili, sono carine dirle, eccetera eccetera. E altre sono aggiornate, diciamo così. Principalmente io già all'inizio della trasmissione me la immaginavo come una chiacchierata al pubblico di vari argomenti videoludici e non. E di fatto così è stato. Infatti, verso la fine di questo ottobre esce la prima puntata di Hello Sam il venerdì delle 15. E è andata abbastanza bene, poi esce successivamente sul canale e da qua inizia questa piccola serie. Il resto, come si direbbe, è storia. Sono molto contento della piega che ha preso appunto la trasmissione, perché ricevo molto supporto da un sacco di gente, tra amici alla PlayStation e a scuola, che anche commenti su Facebook, insomma mi sta veramente piacendo, mi ha divertito un sacco registrarla. Tra l'altro saluto anche Karim e Liger, ciao, se state guardando questo pezzo di trasmissione, bravi, se no vi qualcosa, però vi saluto, grazie per il sostegno. Ma adesso parliamo di FIFA 18. Io non sono un grande esperto in genere, infatti mi ha aiutato una persona molto professionale, infatti mio fratello, che appunto è un grande fan di FIFA, ma questo lo vedremo proprio ora. Ci troviamo nel salottino tattico con la PlayStation dietro, insieme a Simone, che in questo momento farà l'esperto di FIFA, che ne ha giocati tanti. Di quanti? Dal 2014 su PlayStation 4 e da 2004 su PlayStation 2. E adesso appunto ci faremo la recensione tecnica e di gameplay in generale di FIFA 18. Intanto vorrei dire che comunque, essendo un gioco di calcio, quindi FIFA eccetera eccetera, è ovviamente un lato importante l'online, ma è cambiato qualcosa o è solo una mia impressione? Certo, è sicuramente la parte più importante di FIFA, perché un giocatore quando compra FIFA lo compra per l'Ultimate Team, perché ovviamente
vuole mettere alla prova la sua capacità di giocatore con altri giocatori reali, non con il computer, che comunque è completamente un gioco diverso. Sì. E quello che è cambiato alla fine è principalmente la parte iniziale, dove ti spiega i comandi, il modo di giocare, il modo di impostare la squadra, le regole dell'Ultimate Team e le diverse modalità di scelta delle maglie, di giocatori e dell'impostazione in campo. Ma l'online è cambiato sotto alcuni aspetti, tipo le rose sono sempre le stesse, per esempio? Le rose si sono aggiornate a seconda del calciomercato di quest'anno e dell'anno scorso. E quindi ora troveremo su FIFA 18 le rose attuali. E una cosa che ho notato tantissimo anch'io, proprio la prima volta che si è avviata una partita di FIFA, è che hanno aggiunto anche nuove squadre. Per esempio ho trovato l'Arabia Saudita tra le nazionali, che l'anno scorso non c'era. L'Arabia Saudita in realtà no, l'anno scorso non c'era. Può darsi che abbiano aggiunto nuove nazionali. Per esempio, ora c'ho da farci caso, ma la Croazia l'anno scorso, molto strano perché è una squadra che partecipa ai mondiali molto spesso, l'anno scorso non c'era tra le nazionali disponibili. E un'altra cosa che sicuramente non vi scordate è che il calcio femminile non è un'aggiunta, esiste da FIFA 17 anche se nessuno l'ha mai usato. Invece qua ti introduco un po' la palla io. Hanno fatto grandi passi da gigante con la grafica, infatti il Frostbite Engine si nota molto, soprattutto sui volti dei giocatori che sono fatti da Dio. Hanno aggiunto anche questa cosa che adesso sono modelli 3D pure gli spettatori di questa partita. E un'altra cosa molto bellina è anche la cura dei dettagli, certo, dell'ambientazione. Ma certo, sicuramente la grafica è uno dei grandi cavalli di battaglia di FIFA, in cui se l'è contesa per anni con PES. Però a parere mio, io come veterano di FIFA, come giocatore di FIFA da sempre, PES, FIFA l'ho sempre preferito a PES. È un po' un fifone, via. Sì, esatto. E quest'anno è particolarmente migliorata, addirittura ci sono aggiunte le cure dei dettagli dei personaggi di FIFA, i tatuaggi che già avevamo visto su Messi l'anno scorso, su Neymar, comunque solo sui personaggi più importanti. Quest'anno invece hanno curato molto le particolarità anche degli altri personaggi, anche secondari, come potrebbero essere i mister, gli aiutanti allenatori, i giocatori che comunque non si vedevano molto spesso all'interno del gioco. Si è visto anche prima, comunque, sempre per l'allenatore di cui mi scordo sempre il nome, della Juve. L'ex allenatore della Juve. Quello che adesso... Conte. Quello lì l'ho riconosciuto subito, anche se non sono un esperto di calcio, però la faccia è famosa, è fatta benissimo, quindi non c'è nulla da dire. Il problema che però ho riscontrato da uno che... più che il lato proprio competitivo del gioco guarda le varie altre funzioni, è che non hanno aggiunto niente per quanto riguarda la personalizzazione dei personaggi e delle impostazioni di gioco. Hanno veramente fatto poco, sono più o meno le stesse dell'anno scorso. Sì, allora le impostazioni di gioco principali sono identiche. Anche perché se un gioco è quello non è che può essere cambiato come... Sì. Cioè lo scheletro del gioco è quello e non può essere cambiato completamente. È cambiato principalmente il sistema difensivo, di cui i giocatori online e i giocatori di FIFA di tutto il mondo si sono lamentati perché ritenevano non opportunamente equilibrata. Quest'anno è stata cambiata, il gioco è stato reso più lento, è stato cercato di equilibrare appunto l'attacco con la difesa e le varie impostazioni dei comandi del controller. In conclusione, la grafica e l'aspetto più tecnico del gioco sono molto migliorati dal punto di vista dei dettagli e delle animazioni e espressioni facciali, ma subisce dei cali di frame rate. Per quanto riguarda il gameplay, ho fatto diverse partite, ho giocato Ultimate Team e mi sembra uno dei più bei giochi di calcio a cui abbia mai giocato. Chiaramente ci avrò da trovarmi sulle impostazioni della difesa, ci avrò da trovarmi sulle nuove impostazioni inserite da FIFA all'interno del gioco, però è un bel gioco, fatto bene, grafica stupenda, a cui sicuramente giocherò e continuerò a giocare. We'll be right back.
FIFA, quindi era questo. PES non ci piace e via le news. Kellogg's conferma l'esistenza dei cereali di Super Mario. Per adesso esistono solamente in Nord America, ma se arrivano da noi per favore fateli. Voglio avere cereali Super Mario, per favore. Cioè praticamente la confezione con Mario che è lì con... Ultrasole e Luna sono sempre in testa alle classifiche giapponesi. Invece la Switch sta vendendo il 66% in più della scorsa settimana. Quindi un gran numero, Nintendo, complimenti, sai fare le console. Dopo la lineup un po' deludente dello scorso mese, dicembre si apre con dei giochi mensili gratis per il PlayStation Plus dal calibro di Darksiders 2 e Kung Fu Panda, scontro finale delle leggende leggendarie. Si chiama così. Io mi sono appena ricordato che esistono dei giochi ancora di Kung Fu Panda. In totale tra Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 in Regno Unito, cioè nel Regno Unito, sono state vendute più di 300.000 copie durante il Black Friday. Esce l'aggiornamento 1.9.1 di Fortnite sia su Xbox One che su PlayStation che su PC. Questo aggiornamento introduce nuovi contenuti sia per la modalità Save the World, quindi con gli zombie eccetera eccetera, sia per la Battle Royale, tra cui la granata fumogena che permette appunto di nascondere la visuale ai nemici, insieme anche alle nuove leaderboard per la Battle Royale. Avvisato ma non confermato, su PlayStation Store il Jak and Dexter Bundle. Si tratta appunto di rumors, ma molto frequenti, della saga appunto videoludica del Naughty Dog di Jak and Dexter, riportata a pezzi di giochi sul PlayStation Store. Si parla appunto di Jak and Dexter, che è già uscito, appunto ho fatto la recensione proprio nel primissimo episodio, di Jak 2, Jak 3 e Jak X Combat Racing. E come di consueto la semi news che riguarda Rainbow Six Siege. Infatti l'Operation White Nose uscirà il 4 dicembre, quindi molto a breve. Tra l'altro è già stato scoperto un glitch per il pompa di Vigil, che è praticamente una specie di cecchino. Si vocifera che sia una specie di glitch o bug che è appunto da risolvere. Ricordiamo che questa versione di Rainbow Six Siege è già uscita su PC, quindi per chi l'ha provata magari me lo scriva nei commenti quanto è OP il pompa di Vigil. Ci troviamo a Pistoia, via Salutati, un'azienda che produce artigianalmente diciamo i videogiochi come erano concepiti fino a qualche anno fa, diciamo, insieme a Lorenzo e Damiano, la loro azienda Artisan Cab. Che fate? Cosa producete voi? Noi facciamo arredamento, tema games, cabinati piuttosto che soluzioni speciali, tutte rifatte al videogioco, al retro gaming, quindi videogioco anni 80, anni 70. E queste sono macchine appunto che si vendono a privati e ad alcune aziende che lo vogliono mettere nella loro area relax e riproducono appunto, servono a emulare tutti i videogiochi che appunto andavano nelle sale giochi. Rifacciamo tutta la struttura, mettiamo dentro un PC, un monitor LED, e dentro il PC carichiamo tutti i giochi. Senti, che tipo di giochi ti vengono richiesti da mettere dentro questi cabinati? Ecco, guarda, Damiano è un po' più specifico su questo. Allora chiediamola a Damiano. I classici, quindi dal Metal Slug, Tetris, Pac-Man, sono quelli che vanno per la maggiore. Questo che gioco è? Allora, questo qui è un X-Men contro Street Fighter. Praticamente è un derivato dello Street Fighter, che è un classico nelle sale giochi, quando uscirono appunto i personaggi della Marvel, giusto? E hanno fatto queste sfide, diciamo, un po' ibride, però cioè, che hanno appassionato da subito tutti. Qui vediamo una tastiera della Nintendo. Cos'era, un vecchio Game Boy? Allora, questa è la riproduzione del controller originale del Nintendo NES, la prima console Nintendo da casa.
è appunto una versione 10 volte più grande del controller originale, e è stato ricostruito tutto in legno. È riprodotto dentro anche le parti elettroniche, quindi è giocabile effettivamente, si può giocare in due persone. Un Game Boy gigante, no? Questo è addirittura da parete. Come l'altra soluzione, questa ha una particolarità, oltre all'essere anche questo 10 volte più grande dell'originale Game Boy, può essere giocato via Bluetooth con il Game Boy originale. Quindi l'abbiamo presentato alla Games Week di Milano e ha avuto un successo incredibile. Allora, questo qui per esempio era un cabinatino speciale che avevamo fatto per l'edizione del 2015 della Games Week, dove ospite d'onore c'era niente meno che il creatore di Pac-Man. E allora, nell'occasione, fra spintoni vari, siamo riusciti a portargli questa cabinata alla mano con un pennarello e ce l'ha firmato alla sua maniera, che fa sempre la torta, la pizza di Pac-Man, con la sua firma che si legge bene: Tori Watani. Naturalmente non sappiamo niente, però è stato molto carino questo anello. Siamo arrivati alla terza edizione, l'anno scorso è andata nel nostro piccolo molto bene, e quest'altro anno ci siamo proposti, oltre a novità più o meno strane come l'anno scorso, di mettere qualcosa di graffiante nella manifestazione, punteremo molto sull'aspetto videogiochi, quindi videogiochi in free play, totalmente gratuiti da giocare, che partono proprio dalla ricostruzione di una sala giochi alla storia del videogioco, passando per cabinati, le console più moderne, quindi PlayStation 4 piuttosto che Xbox, Switch. Quindi ci gradirebbe fare proprio una bella fetta importante a manifestazione dedicata ai videogiochi, tornei, con una cura particolare a quello che sarà la presentazione di tutti questi stand. Non vi dico altro. Ci sarà quando? La manifestazione, questa è la data dell'anno scorso, ci sarà il 28 e il 29 aprile 2018. E per l'ultima volta ringrazio Hueco Mundo veramente tanto, perché mi ha permesso di leggere Shonen Shoujo Stick Boy e Stick Girl, che è veramente un nome più lungo del Burundi, però partiamo con la recensione. Come manga credo che abbia molti difetti e molti pregi, ma forse più difetti che pregi. Per partire, comunque, l'inchiostrazione, come di consueto, è fatta molto bene, molto dettagliata e curata. Molti usi di nero, soprattutto per appunto l'approccio che ha anche la trama insieme all'inchiostrazione. Ed è proprio questo il punto che mi ha fatto un po' storgere di più il naso. Perché la trama parla di questi due ragazzini, di 11 anni entrambi, che hanno contratto una malattia che, statemi bene a sentire, fa vedere il volto delle persone e i nomi come se fossero cancellati da pennarello nero. Ora qua mi chiedo, caro il mio mangaka, te come fai a vedere un nome della persona? Cioè, non è che ti appare sopra l'ID online cancellato? Comunque, essendo anch'io un produttore di manga, dunque un mangaka, mi sono anche accorto che probabilmente questo suo volere di cancellare appunto i voti delle persone che non hanno appunto contratto questa malattia è per lo più per risparmiare tempo e voglia. La trama, comunque, andando più sullo specifico, parla di questi appunto ragazzini che hanno contratto la malattia e che per adesso sembra che siano gli unici due ad averla avuta. La prima è stata la bambina e poi il ragazzino. Il ragazzino, essendo un normale ragazzino di 11 anni, ha un desiderio quando scopre che appunto questa malattia qua è mortale, che appena arriva a 12 anni lui schiatta. Chiede di dare il proprio nome a questa malattia una volta morto. Gli dicono però: senti, ti diamo il nome, però se te sei il primo a morire, se no diamo il nome all'altro. Lui appunto scopre che c'è questa ragazzina che è più grande di lui. Dei normali ragazzi di 11 anni cosa pensano ciò? Se ammazzo prima quello lì, sicuramente mi daranno a me il nome.
E quindi c'è anche il fatto ripetitivo che in ogni minimo secondo di questo manga c'è il ragazzo che continua a ripetere che ammazzerà la bambina, perché almeno ci sarà il suo nome sulle persone, sulla malattia. Non ha senso questa trama, lo volete capire, non ha senso. Ve lo consiglio, se vi piace il genere prendetelo, se no prendete un altro manga. Quindi per questa ultima puntata, ahimè signori, è tutto concluso. Io e Chicago vi salutiamo, vi ricordo che sul mio canale comunque la storia non si ferma qui, infatti ci saranno molte altre cose, soprattutto molto probabilmente il prossimo video sarà incentrato sull'aggiornamento di Rainbow Six Siege, dato che io sono un giocatore accanito. Vi ricordo quindi di iscrivervi, di seguire anche TVL, canale 11 di Digitale Terrestre. Questo era Hello Sam, il meglio del web. Fine.